Andrea, nona giornata del campionato di Serie B. Buonasera a tutti da Raffaello De Maio e da Matteo Bacilini, che vi introdurrò da qui a poco. Una buona serata soprattutto da tutti coloro che ci seguono su LNP Channel, il canale dove vanno in diretta in le partite in diretta streaming della Serie B. Questo è il debutto casalingo stagionale per Montecatini delle partite in diretta sul canale della Lega. Una buona serata a tutti i tifosi di Capodorlando che ci stanno ascoltando e vedendo in questo momento. Partita molto importante per Montecatini, che viene da 7 sconfitte in 7 partite giocate, che ha tutta la voglia di togliere quell'antipatico 0 dalla casella vittorie. Purtroppo Montecatini si presenta a questa partita con 2 pesanti assenze. La prima quella di Zanini, la seconda quella di Beppe Vita, fermato da un problema muscolare nella poche ore prima della partita. Quindi sotto calestro ci sono solo Divac e Stepanovic, ma del quintetto iniziale coach Tofoni parte con Mercante e Divac, poi Meini, Galli e Nicoli in quintetto base, mentre per Capodorlando il quintetto vede Avanzini che salta con il Mercante, poi Perez, Teghini, numero 20 Riccio, mentre il primo attacco è di Montecatini con il capitano per Galli contro Perez. Galli prova a battere Perez e poi mancano 6 secondi, deve inventare qualcosa, scarica per Nicoli da 3 punti, sbaglia però, il rimbalzo è per Bolletta, il capitano di Capodorlando. 8 punti classifica per la squadra siciliana, che ha vinto in casa contro le quasi dirette avversarie per la salvezza, ma fuori casa non ha mai vinto. Ora bella palla per il numero 34 Avanzini, che va a realizzare i primi 2 punti dell'incontro. Matteo, convoco subito Matteo per sottolineare l'importanza non solo di classifica ma mentale di questa partita. Buonasera a tutti, ovviamente per Montecatini una partita fondamentale. Intanto arrivano i primi 2 punti di serata di Jacopo Mercante, fondamentale come dicevamo all'inizio di questa telecronaca per più tranquilla per Capodorlando, che ha 8 punti in classifica. Non dico che può permettersi la sconfitta, ma ovviamente può giocare con animo. La penetrazione, la palla che non arriva sotto canestro da Avanzini, recupera Montecatini, Meini si arresta da 3 punti, è lungo il tiro, si lotta al rimbalzo ed è Nicoli che esce con la palla in mano, da Galli si va in angolo a Mercante, Divac per la tripla, l'errore, ma ancora un rimbalzo, terza azione consecutiva per Montecatini con Galli, ancora Nicoli, penetrazione, molto bravo Nicoli, va a appoggiare di Mancina e siamo 4-2, se ne sono andati i primi 2 minuti di gioco in questo primo quarto. Perez esce adesso dal blocco, penetrazione, ma Galli lo contiene, poi ancora Perez con un 1-1 un po' rallentato ma molto efficace, perché arrivano i 2 punti. Dall'altra parte Mercante prova a replicare lo step back, molto ben fatto da Jacopo Mercante, 6-4. Ancora Perez che ci prova dalla lunga, sbaglia, comodo il rimbalzo per Mercante da Meini, una brutta palla per Diva,
Diaz che poi va a crollare addosso al tabellone a fondo campo. Attimo anche di un certo timore per la caduta di Diaz, che per fortuna non ha sortito effetti, nel senso che si è rialzato immediatamente. Il giocatore con la maglia numero 12. Si provvede quindi a riposizionare il tabellone sul 6-4, 7-10, 7-17 da giocare. Montecatini che ha 4 punti con Mercante, 2 punti con Matteo Nicoli. Dopo la scivolata di Diaz, Raffaello, che per un attimo ci ha fatto prendere anche un po' di spavento. Sì, però converrei con me che è segno di grande agonismo in campo. Diaz che ha cercato di andare a prendere una palla che era praticamente impossibile da raggiungere, ma Montecatini mi sembra che abbia iniziato questa partita con grande ardore, con grande voglia, data anche da una classifica che impone ai rossoblù di provare in tutti i modi a conquistare questi benedetti primi 2 punti. In attacco lascia il capo d'Orlando. Riccio va dentro, quasi palla persa, buona difesa, poi fa un passo indietro da 3 punti. Riccio pulisce la buona difesa di Galli. 7-6 per capo d'Orlando. Galli scambia con Mercante, Mercante spalla canestro su Perez, prende la riga di fondo, cattiva difesa di Perez. Sbaglia intanto capo d'Orlando, con Avanzini, rimbalzo di Nicoli, Galli spara da 3 punti, è corto il tiro di Francesco Galli, esce male tiro di Galli, comunque 8-7 per Montecatini. Con Bolletta che gira attorno a Galli, riga di fondo, poi Perez si sposta per il tiro a 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Mercante. Poi c'è Megalli che prova a spingere, Nicoli prova la penetrazione, poi ci ripensa, arriva il blocco di Mercante, Nicoli ci gira intorno, poi serve Mercante spalla a canestro, gira fronte a canestro, sbaglia, però il rimbalzo è di Teghini. Giocati 5 minuti in questo primo quarto. Perez va dentro contro Nicoli, buona difesa, Perez cattivo controllo, Teghini poi ancora passo indietro, Mancino da 3 punti, sbaglia, rimbalzo è di Galli, ancora apertura per Meini che va dentro, penetrazione, fallo e canestro del capitano di Montecatini, primi 2 per Guido Meini, 10-7 Montecatini, primo mini vantaggio per la squadra rossoblù. Meini in lunetta con i primo libero di Montecatini della partita. Meini realizza il libero supplementare, quindi sono 3 i suoi punti, 4 quelli di vantaggio per Montecatini. Perez chiude il palleggio, servito Bolletta, fronteggia a canestro, cerca di battere Mercante, poi scarica su Avanzini che scarica ancora su Perez, arriva al blocco Perez che prova a battere Diaz, si alza, tira, sbaglia, rimbalzo di Mercante con la palla che si era inarcata per un secondo, lo stava per beffare il capitano. Finta tiro a 3 punti, Mercante lo finta che lui, poi lo effetto a centrale, sbaglia, il rimbalzo è di Avanzini, no scusate, era Perez, si confonde con Avanzini, ancora Perez, Montecatini 0-5 da 3 punti, ancora Perez contro Meini,
Perez deve attirare semigancio come prima, azione fotocopia a quella di qualche azione fa, che aveva fatto Canestro alla medesima maniera. Ancora Divaz che riceve da Meini, ma subisce il fallo da Perez che su Divaz non ci può marcare, e Montecatini di Matteo deve sfruttare questi mismatch. E infatti forse se ne è accorto anche l'allenatore Condello di Capodorlando, toglie adesso Perez, toglie Perez. Nuova azione offensiva di Montecatini con Meini che prende il blocco di Divaz, prova a servirlo ma non può ricevere. Allora Galli che va a battere il difensore diretto e poi c'è il canestro e fallo di Divaz. Nella circostanza buona la penetrazione ma anche un po' pigra forse la difesa da parte di Capodorlando con il neo entrato, il numero 17, Crusca. Montecatini che torna in vantaggio di 4 punti sul 13-9 con i primi due punti di serata di Divaz. Ancora un cambio per Capodorlando, esce Avanzini, sul parquet con il numero 7 c'è Di Coste che è il giocatore più alto di tutto il campionato insieme a Gino Cuccarolo. Questa è un po' una chicca, 2-1, convertito quindi il gioco da 3 punti da parte di Divaz. Montecatini che è avanti 14-9, arriva la tripla ma c'è l'errore da parte di Riccio, il rimbalzo per Mercante che adesso prova a battere la difesa. Mercante, passo d'incrocio, poi sbaglia e poi la palla recuperata da Galli. La palla recuperata da Galli che approfitta di un momento di distrazione da parte di Capodorlando, va a segnare il più 7, 3:30 sul cronometro, time out obbligato richiesto da Capodorlando. Dopo il time out si torna sul parquet, andiamo a vedere i quintetti in campo qua al Palaterme di Montecatini. Galli, Mercante, Divaz, Nicoli e Tommei, entrato da pochi istanti per la squadra di Alberto Tonfoni. Risponde Capodorlando con Di Coste con il 20, Riccio e poi ancora il numero 5 Teghini. Con il 12 Bolletta, la palla è nelle mani adesso proprio di Teghini, il quinto in campo è Crusca, zona offensiva che adesso passa proprio dalle mani di Crusca che riceve, cerca Di Coste ma non riesce a ricevere, allora il tentativo di penetrazione, la palla nuovamente a Bolletta, scarico in angolo per la tripla di Crusca, a segno la tripla di Crusca. Capodorlando che accorcia a meno 4 sul 16-12. Ricordiamo l'importanza di questa partita con Mercante che adesso va a prendere forse un fallo della difesa, sbaglia però. E ancora Crusca libero nell'angolo per la seconda tripla consecutiva. Parziale 6-0. Due triple consecutive di Crusca, partita completamente riaperta nel giro di nemmeno un minuto, siamo 16-15 e stavolta il time out è di Montecatini.
Lega Nazionale Pallacanestro insieme a Pallacanestro Crema promuove su tutti i campi di Serie A2 e Serie B la campagna Io non violenza contro le donne, per sensibilizzare contro la violenza di genere e diffondere una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto delle donne. Tutto da rifare qui al Palatempe per Montecatini, che dopo aver 7 punti di vantaggio adesso ne ha uno solo, due triple consecutive di Marcello Crusca, giocatore che tra l'altro ha nel tiro da 3 punti la sua dote principale. Tomei è entrato dopo il time out, la tripla di Andrea Tomei, che si presenta al suo nuovo barra vecchio pubblico con la specialità della casa, e probabilmente ce l'ha anche fallo. Poi Mercante, manca un anticipo di Coste, prende in base l'attacco, ma c'è l'infrazione di passi, fallo. Di squadra per Montecatini, mentre Capodorlando o Costa d'Orlando, non abbiamo ancora ben capito nome esatto della società siciliana, ne ha 3. Tomei, che è stato gettato nella mischia da coach Donfoni, ma non si è mai allenato tutta la settimana per un problema alla caviglia, lo stesso problema che non ha permesso a Paolo Zanini di essere della partita. Ora Riccio, fallo probabilmente subito, non fischiato, sbaglia comunque Cipriani per Mercante. Tomei avremo la gran voglia di tirare nuovamente, ma poi gioca per Divaz. Ora il capitano fa saltare l'avversario, Cipriani per Divaz, fallo su Divaz di Di Coste, bonus esaurito da Capodorlando. Dalla prossima occasione ci saranno i liberi per Montecatini, adesso c'è rimessa con 14 secondi per andare al tiro per la squadra allenata da coach Tonfoni, con assistente Giacomo Jack Cardelli. Rimessa di Cipriani, Tomei esce, tiro molto lungo per Tomei, rimbalzo di Ferrarotto che si spinge a tutta velocità, scarica fuori per Crusca, ancora lui, stavolta un cross, rimbalzo di Mercante per Cipriani. Cipriani si ferma, arriva il capitano, non vuole la palla, la prende Divaz che prova la penetrazione, scarica per Mercante, marcato da Bolletta, poi Divaz ancora cerca di battere Di Coste, Cipriani stoppato da Riccio, ma Divaz è più veloce di tutti a prendere in balzo. Mercante deve tirare, che mancano 3 secondi, bisogna tirare, deve tirare Mercante, il canestro sarebbe stato convalidato, però il pallone entra ed esce, rimbalzo di Di Coste, 19-15, 1 minuto e 10 alla fine del primo quarto, con Ferrarotto che va dentro, fallo di Cipriani, giusto fischio degli arbitri, che ricordo sono i signori Rezzoagli e Cattani, coppia ligure. Entra Stepanovic per Divaz, cambio rosso-blu. Stepanovic, che se andiamo a vedere è l'unico lungo di ruolo. Entra anche Nicoli, esce Cipriani per Montecatini. 67 secondi alla fine del primo quarto. Bolletta riceve da Riccio, Bolletta cerca di battere Mercante, ancora ci riprova sulla riga laterale, poi Nicoli tocca il pallone che permette il recupero a Mercante, sfiorata secondo me il fallo antisportivo su Mercante, viene poi fischiato un fallo a Bolletta sempre su Mercante, Mercante che si accomoda la netta con 2 liberi.
ma tutto è partito da una ottima azione difensiva di Nicoli, che ha intercettato il passaggio del giocatore siciliano. Mercante realizza il primo libero, ne ha un secondo, 2-2 per Mercante. Montecatini torna più 6 con un mini break di 5-0, 8 punti per Mercante, assolutamente fino a questo momento il migliore per Montecatini, 8 punti e 5 rimbalzi, mi suggerisce giustamente Matteo. Crusca per Bolletta, buona difesa Montecatini. Step back di Riccio, da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Bolletta, fallo di Meini su Bolletta, ma c'è stato di Mattanza sotto canestro. Gli arbitri trovano il fallo di Meini, Montecatini non è in bonus, però ci sono altri 14 secondi per l'attacco di Capodorlando. I rossoblù ne avranno poi poco meno di 20 per l'ultimo attacco del primo quarto. Cambia per coach Condello, esce Bolletta un po' claudicante, rientra Avanzini. Rimessa per Capodorlando, se ne occupa Ferrarotto, esce Crusca ma non riceve, esce poi ottima ricezione di Riccio che sbaglia da sotto, ma sottolineo ancora la buona difesa di Nicoli completata con rimbalzo. Vediamo, Montecatini non ha l'ultimo tiro, ci sono 6 secondi di differenza fra i due tabelloni. Meini si mette in spalla canestro, si porta a scuola Ferrarotto, va a realizzare un gran canestro di classe pura per il capitano. Massimo vantaggio Montecatini, 23-15, ultimo attacco Capodorlando. Ferrarotto step back da 3 punti, realizza un bel canestro, permette a Capodorlando di chiudere a meno 5. La bomba di Ferrarotto che interrompe la striscia positiva di Montecatini, ma credo che sia, non so se forse la prima volta, ma una delle prime volte con cui Montecatini chiude un quarto di vantaggio. Eh sì, non è capitato spesso fino a questo momento, un quarto direi di buonissima intensità soprattutto in difesa, se è vero che Montecatini fino all'ultima tripla aveva subito appena 15 punti. Adesso è arrivato appunto il canestro di Ferrarotto, si è concluso sul 23-18 questo quarto, a risentirci tra pochi secondi per la telecronaca qua dal Palaterme di Montecatini del secondo quarto. Squadre già schierate sul parquet a Montecatini per il secondo quarto. Nicoli, Stepanovic, Tommei, Meini e Mercante per Montecatini. Risponde Capodorlando con Ferrarotto, Crusca, Perez, Di Coste e Avanzini. Ricordiamo anche la diretta sul canale YouTube della Lega Nazionale Pallacanestro LNP Channel, grazie alla quale ci stanno seguendo sicuramente anche i tifosi di Capodorlando. Si riparte allora, più 5 per Montecatini,
con la prima azione Perez in incursione, a segno Perez, va a realizzare il suo sesto punto. Dall'altra parte prova a rispondere Tomei, che però perde palla. Perez che con questi due punti è diventato fin qua il miglior realizzatore dei suoi assieme a Krusca. Montecatini replica con gli 8 punti di Mercante, i 5 di Meini. Da Ferrarotto ancora a Perez, deviato il passaggio per Di Coste, palla recuperata dai rossoblù, oggi in tenuta bianca. Nicoli a spazio contro Di Coste, lo deve battere, invece si arresta da lontanissimo. Il tiro però è da 2 punti, evidentemente stava pestando la linea del tiro da 3, e allora 2 soli punti per Nicoli, ma valgono tantissimo. Montecatini avanti 25-20, Ferrarotto però si conferma con la mano molto calda, 100% fin qua per lui. Dall'altra parte stoppato Stepanovic da Di Coste, da Perez, buono qui la difesa di Nicoli che va a rubare su Avanzini, più 3 per Montecatini, con Nicoli che chiama il pick and roll di Stepanovic, si arresta dalla lunetta Nicoli con l'ausilio della tabella. Grande personalità per il 18enne scuola Virtus Bologna, 27-22. Adesso Avanzini, raddoppio, e sbaglia infatti Avanzini, recupera Tomei che avrebbe lo spazio, eccola là la tripla di Tomei, arriva il fallo di Ferrarotto. Tomei che non si è lasciato scoraggiare dagli ultimi errori e ha fatto bene, avrà 3 tiri liberi a sua disposizione. Allora il palaterme richiesto da Capodorlando, 20 Montecatini, 22 Capodorlando, si riprenderà con 3 per Tomei. Si rientra in campo con Montecatini che va in lunetta con Tomei, 3 tiri liberi per Tomei, ancora nessun tiro libero effettuato o sanzionato a favore di Capodorlando. Montecatini che sta tirando benissimo da 2 punti, 10 su 15, molto peggio da 3, 1 su 7. Capodorlando molto bene da 3 punti, 4 su 10. Ed è grazie a questa percentuale che i siciliani si stanno mantenendo in linea di galleggiamento. Intanto Tomei 2 su 2 dalla lunetta, adesso il terzo per il fallo subito sul tiro da 3 punti, sbaglia però il terzo libero Tomei, 29-22. Krusca per Teghini, Teghini contro Stepanovic, si fa battere Stepanovic da Teghini molto molto facilmente, anche troppo. I primi due per Teghini. Tomei marcato da Krusca, dentro per Stepanovic, Stepanovic va dentro contro Avanzini, semigancio, sbaglia, rimbalzo di Perez. Teghini per Krusca, ora Avanzini contro Stepanovic,
che viene puntato da ogni giocatore che lo marca. Evidentemente sanno che uno contro uno è un po' debole, per usare un eufemismo. Nicoli per Tommei, ha recuperato palla Montecatini in difesa, ancora servito Mercante che si va a bere il suo difensore, ovvero Perez. Doppia cifra per Jacopo Mercante. Montecatini torna più 7, 31-24. Teghini, poi Crusca vorrebbe Avanzini, la palla per Bolletta che fa saltare Meni, c'è il fallo prima del tiro del capitano su Bolletta, che avrà comunque la rimessa a disposizione. E secondo fallo per il capitano, rimessa per la Irritec. Giocati 3 minuti e mezzo nel corso del secondo quarto qui dal Palaterme. Siamo in diretta su LNP Channel per la nona giornata del campionato di Serie B. Bolletta contro Mercante. Bolletta gira intorno a Mercante, sbaglia però il tiro da sotto. Rimbalzo di Stepanovic, capitano a tutta velocità, scarica per Mercante, poi Stepanovic, ora Nicoli. Nicoli si ferma, scarica per Mercante, palla dentro per Stepanovic che controlla il corpo, controlla il pallone e mette dentro i primi due, che gli danno un po' di fiducia, Matteo. Sì, Arseni e Stepanovic aveva bisogno di un po' di iniezione di fiducia, gli arriva probabilmente da questo canestro. Adesso va a sporcare l'azione di Avanzini commettendo anche fallo. Massimo vantaggio di serata, 33-24 per Montecatini. Doppio cambio, esce lo stesso Stepanovic e Capitan Meini, rientrano Divaz e Galli per un quintetto che vede protagonisti anche Mercante, Tommei e Nicoli. Capodorlando con Bolletta che adesso sfida un raddoppio, lo scarico per il sordo Crusca e l'immancabile tripla. Terza bomba di serata per Crusca, mani caldissime, 5 su 11 per Capodorlando che tira decisamente meglio da 3 che da 2 ed è a meno 6 adesso. Tommei dall'altra parte prova penetrazione lunga linea di fondo, lo scarico per Galli, da Galli ancora a Tommei, la tripla dall'angolo di Tommei, sbaglia, si lotta al rimbalzo, contropiede per Capodorlando, si arresta dalla linea della Carità e mette a segno 2 punti Teghini. Break di 5-0 per i siciliani, 33-29. Da Tommei si va a Nicoli, palla per Divaz, però interviene da dietro Teghini. Tentativo di contropiede, Teghini fa saltare l'avversario, poi preferisce giocare a difesa schierata. Perez, 10 secondi per completare l'azione, va dentro Perez e incastra la palla sul sostegno del canestro. Possesso alternato che premia Montecatini. La palla per Montecatini, dicevamo delle ottime percentuali nel tiro da 3 punti di Capodorlando che sta tirando con 5 su 11, Montecatini non altrettanto bene, tira con 1 su 8 fin qua, eppure avanti di 4 punti, Mercante che è in doppia cifra, l'unico fin qua, prova a sfidare Bolletta, si butta dentro Mercante, scarica per Tommei, l'arresto, la penetrazione, la tripla di Tommei, va a mettere la seconda tripla di serata, 2 su 3 per Tommei, 36-29, allunga nuovamente Montecatini, ultimi 4 minuti di questo secondo quarto, palla persa adesso con Divaz che sporca il passaggio, Galli prova a spingere, ancora Divaz, sfida Crusca, gancio di Divaz, segno Divaz, molto ben fatto, 5° punto per lui, 38-29, nuovo massimo vantaggio per la squadra di coach Tonfoni. Da Perez adesso a Crusca, blocco di Avanzini,
Bel gioco qua tra Bolletta e Avanzini. Arriva il canestro, arriva anche il fallo di Nicoli. Galli, scusate, situazione potenziale di gioco da tre punti. Una distrazione qua in difesa di Montecatini che fin qua, devo dire, non ha concesso tantissimo, specialmente nel tiro da sotto canestro. Quarto punto per Avanzini, che va a realizzare anche il personale aggiuntivo. 38-32. Palla difficile di Tommei per Divac, azione sprecata. Allora Capodorlando prova a spingere, Bolletta nell'angolo, la tripla, a segno. E Capodorlando ancora una volta con il tiro da tre punti si riavvicina. Sesta tripla di serata su 12, percentuali veramente elevate. Nuovo time out chiesto da Tonfoni, 38-35 Montecatini. Chiude quei fai e l'attacco. Riprende il gioco qui dal Palaterme, mancano 3 minuti alla fine del secondo quarto, Montecatini in attacco con 3 punti di vantaggio, ma Capodorlando viene da un parziale aperto di 5-0, di 6-0 scusate, con frutto di 2 triple. Zona per i siciliani, Divac riceve da Tomei, va a tirare da sotto, sbaglia però il tiro Divac, rimbalzo per Avanzini, poi Teghini batte tutta la difesa e va a subire fallo e canestro realizzato per Teghini. Tutto da rifare per Montecatini perché si segna il libero. Capodorlando andrà in parità. Sbaglia il libero supplementare Teghini, rimbalzo di Mercante, poi Nicoli, un punticino di vantaggio per Montecatini. Nicoli ha chiuso il palleggio, Mercante riceve su Riccio, poi brutta palla per Galli che non controlla. Palla persa per Montecatini che è un po' in crisi offensiva. Ci vorrebbe il ritorno di Tommei in campo, di Main in campo, ed eccolo il ritorno del capitano, esce Galli. Per ora un buon primo tempo giocato da Montecatini che però si è trovata di fronte a una squadra che sta tirando da 3 punti con percentuali stratosferiche, 6-12 fino a questo momento per i siciliani. Teghini contro Meini, contro Tommei, Teghini spalla a canestro, non c'è l'aiuto, va a realizzare il primo vantaggio di Capodorlando. Ora c'è un fallo per la squadra siciliana, rimessa per Montecatini, secondo fallo di squadra per Capodorlando. Esce Nicoli, poi Meini, arresto il tiro del capitano, sbaglia, rimbalzo per Riccio, apertura per
Teghini, ancora Perez, ora Bolletta. Teghini ancora per Bolletta, chiude il palleggio. Palla toccata col piede da Mercante. Thank you.
Torniamo collegati dal Palaterme di Montecatini per il terzo quarto della sfida Montecatini Terme Basketball. Capo d'Orlando, i primi 20 minuti si sono conclusi con gli ospiti, la squadra siciliana di coach Condello in vantaggio 41-38 con un parziale nei secondi 10 minuti di 21-15. Prima azione offensiva per la squadra ospite con Perez. Spazio per la tripla a bersaglio. Riccio, ed è il massimo vantaggio di serata per Capodorlando, che è avanti 38-44. Galli prova a battere Perez. Poi Meini. Da Meini a Mercante, che ha chiuso a quota 10. Primi due quarti, Nicoli, penetrazione lungo linea di fondo, tutto ben fatto fino al tiro rovesciato che non va a bersaglio. Il break a cavallo tra i due quarti in questo momento è di 15-0, poteva diventare 17 se Perez avesse fatto questo canestro in penetrazione, era anche piuttosto solo. Errore di Perez che tiene viva Montecatini con Mercante, molto bravo Mercante, ma il tiro è veramente da dimenticare per Jacopo Mercante. Perez dall'altra parte e arriva la tripla di Perez. Parte molto male Montecatini, break di 0-6 e diventa 18-0 quello di Costa d'Orlando. Montecatini che non segna più, si è quasi spenta. Nicoli la può riaccendere con una tripla, la tripla di Nicoli tiene viva Montecatini che era finita a meno 9, mentre la curva espone uno striscione con scritto orgoglio. Palla adesso sotto per Di Ceste, no, Di Coste che sbaglia. Ancora Nicoli, prova lui a replicare. Buono il canestro, abbiamo visto per un attimo, tardato un attimo perché sembrava forse un fallo in attacco, o perlomeno questo era ciò che chiedeva la difesa di Capodorlando. Invece arriva il canestro segnato da Nicoli. 6-0, tutto di Nicoli, ed è un 6-0 di platino per Montecatini che adesso è a meno 3 sul 44-47 dopo essere finita a meno 9. Riccio, step back di Riccio, la tripla, mamma mia che mani, Capodorlando da tre punti, percentuali che sfiorano, non dico la perfezione, ma poco ci manca, perché adesso Galli prova a replicare subito, a segno Galli,
segno Galli, anche lui da tre punti. 8 su 15 da tre punti per Capodorlando. Anzi, 9 su 16. E ancora Riccio, e ancora a segno da tre punti. Qualcosa di incredibile, Raffaello. Mai visto niente del genere. 10 su 17 da tre punti per Capodorlando. Divaz sbaglia da sotto. Rimbalzo di Dicoste. Capodorlando è a più 6. È in grande fiducia. Perde palla poi la squadra siciliana. Meini prova a iscriversi alla festa del tiro da tre punti. Sbaglia. Rimbalzo è di Riccio. 53-47 per la squadra ospite. Giocati 4 minuti nel corso del terzo quarto. Le percentuali di La Iritech non possono che calare, perché sinceramente ora Galli, bellissima palla recuperata, fallo anche su Galli, secondo fallo di squadra per Capodorlando. 10 su 17 da tre punti contro 4 su 14 di Montecatini. Montecatini in attacco, prova a ridurre il distacco. Montecatini a metà del secondo quarto conduceva di 9 punti, 38-29. Adesso Galli, penetrazione, va a realizzare battendo Perez. Arriva a meno 4. Segnali di vita importanti, Francesco Galli. Già 5 punti in questo parziale. Perez per Riccio, che sta diventando un fattore. Bolletta batte Mercante, c'è fallo prima del tiro di Mercante. Rimessa in zona d'attacco per Capodorlando. Di Coste riceve lontano da Canesso, scambia con Perez, che avrebbe spazio per tirare, poi si trova davanti Divaz, servito dentro Di Coste. Fallo credo di Galli, no, Meini, terzo fallo del capitano. Fallo in attacco adesso per Di Coste. Palla persa per Montecatini, per Capodorlando. Esce Meini con tre falli. Rientra Leo Cipriani. Esce Di Coste, entra Avanzini per Capodorlando. Coach Condello abbassa il quintetto. Divaz riceve, arriva, cerca di evitare il raddoppio, arriva a spalla a Canesso, semigancio, sbaglia però. Rimbalzo è di Riccio. Si va a costruire buoni tiri, Divaz purtroppo da sotto non riesce a segnare. Bolletta sbaglia da sotto, rimbalzo è di Mercante. Ora Galli. Galli sfrutta il blocco, serve dentro Mercante che va a tirare da sotto. Grande assist per Francesco Galli. Mercante raggiunto il quota 12 e raggiunge Nicoli come scorer della partita. Grande prova fino a questo momento di Matteo Nicoli. Partito in quintetto. Tieghini per Capodorlando, Montecatini tornata a meno 2. Riccio, fallo su Riccio. Fallo è di Divaz, credo. Secondo fallo per lui.
esce Perez, rientra Krusca per Capodorlando. Riccio, due tiri liberi. Realizza il primo. Sbaglia il secondo. Rimbalzo per Mercante. 54-51 per Capodorlando. 4 minuti alla fine del terzo quarto. Cipriani per Galli. Per Nicoli che non ha, perde l'attimo. Galli chiama un nuovo schema perché mancano 8 secondi per andare al tiro contro la zona. Step back di Galli, sbaglia, rimbalzo in attacco. Peccato, per un secondo Nicoli sembrava averla conquistata e strappata alle mani di Avanzini, ma così non è. In attacco Capodorlando. Bolletta perde palla, ottima difesa per Montecatini. Galli per Cipriani, da tre punti Cipriani, il pareggio di Leo Cipriani a quota 54, i primi tre per Cipriani. Time out chiamato da Orlando, 54 pari, 3:24 fine del terzo quarto. Prende il gioco qui dal Palaterme Teghini, ha il suo da fare contro Galli, poi Krusca marcato da Cipriani, ancora Riccio prova a battere Nicoli, poi vuole dare la palla sotto a Bolletta, ce la fa, 3 secondi per andare al tiro. Bolletta perde la palla. Bolletta, ottima difesa di squadra di Montecatini. E Montecatini sta costruendo questa rimonta su una buona prestazione difensiva dopo quel blackout che aveva avuto a cavallo tra il secondo e il terzo quarto. Ancora zona per i siciliani con Galli in penetrazione, si arresta poi da lontano Galli, la tripla di Francesco Galli, 10 punti per lui. Montecatini rimette la testa avanti 5-7, 5-4. La curva che si fa sentire, e Montecatini che ha reagito alla grande con un break di 19-7. E dall'altra parte subito la tripla, ma c'è l'errore al tiro, stavolta da parte di Krusca. Poi un fallo antisportivo fischiato ad Avanzini su Divac. Probabilmente c'è stata una trattenuta, non abbiamo visto bene perché eravamo coperti qua dalla nostra postazione. Si è agganciato probabilmente a Divac che cercava di rialzarsi. Dolorante infatti Divac in lunetta sul 57-54. E allora due liberi dopo l'antisportivo che però Divac non converte con il primo errore. Male qua Divac, fa 0-2, spreca l'occasione. Si resta più 3.
Uno sguardo velocissimo, anche punteggi dei singoli. Nicoli e Mercante a 12, Galli a 10. Questi migliori per Montecatini. Dall'altra parte c'è Riccio con 13 e Perez con 11. Mercante riceve il pallacanestro, ma va in lunetta per il fallo di Riccio, perché Capodorlando è in bonus. Peccato per i due liberi sprecati da Divaz, che potevano dare il più 5. Ora ci proverà Mercante a dare il più 5 con questi due liberi. Realizza il primo Jacopo Mercante, diventa con Riccio il miglior realizzatore dell'incontro, a quota 13, 2 su 2, 14 per un ottimo Jacopo Mercante, più 5 Montecatini, che era arrivata a meno 9, 38-47. Riccio ancora devastante da sotto, riporta a Capodollando a meno 3, rompe un digiuno che durava da qualche minuto quella squadra ospite. Ora bella palla di Nicoli per Galli, Cipriani per Divaz dall'angolo, il suo tiro sbaglia, rimbalza in attacco di Galli, che però ha spinto in attacco, gli abiti lo beccano e fiscano fallo. Mercante piegato in due per un colpo, forse un colpo nelle parti dove non si può dire. ...59-56... mancano un minuto e mezzo alla fine del terzo quarto. In attacco c'è Capodollando, rimesso in campo Ferrarotto. Riccio lo controlla con Divaz, poi per Krusca, palo, palla recuperata però da Capodollando, perché Cipriani era fuori dal campo quando ha toccato il pallone. Però sono solo 4 i secondi per la squadra ospite, perché il pallone non ha toccato il ferro. Montecatini deve difendere bene in questi 4 secondi. Ferrarotto per Riccio, che viene stoppato da 3 o 4 avversari, non sappiamo bene chi. Comunque palla recuperata da Montecatini. Nicoli, arriva la palla a Mercante, uno contro uno contro Krusca, che è più piccolo, più basso di lui. Mercante gli sfugge la palla dalle mani e sbaglia il tiro da sotto di sinistro. Rimbalzo di Riccio, altra occasione sprecata. Avanzini per Riccio contro Mercante, lo sfida uno contro uno. Krusca, Ferrarotto da 3 punti, Ferrarotto sbaglia e rimbalzo è per Capodorlando, ma c'è un solo secondo per andare al tiro, perché il pallone di Ferrarotto non ha preso il ferro. Entra Stepanovic, esce Mercante, giusto cambio per Coach Tofoni, perché Mercante mi sembrava un po' stanco. Imperativo categorico, non prendere canestro con un secondo da giocare. E mette in campo anche Di Costa, coach Condello, giustamente per cercare un appoggio a un giocatore alto, magari un pallone al volo che lui dovrà toccare in tapin. Ferrarotto per Perez, che riesce a tirare in un secondo, sbaglia, rimbalzo di Galli, era riuscito a tirare in un secondo Capodorlando. Montecatini non ha l'ultimo pallone del terzo quarto, però ha 3 punti di vantaggio. Galli cerca spazio per la penetrazione, non lo trova, arriva un altro blocco di Stepanovic, Galli va dentro, scarica per Stepanovic, da 3 punti centrale, sbaglia, rimbalza in attacco di Divaz, 6 secondi, Divaz lavora uno contro uno su Avanzini, giro, tiro, sbaglia, peccato, peccato, Divaz ha cercato il tiro ma c'aveva anche un compagno libero
sul suo lato, ha voluto tirare, ha sbagliato. Comunque Montecatini in vantaggio 59-56 alla fine del terzo quarto. Restate con noi perché sarà un ultimo quarto tutto d'un fiato. Ultimo quarto dal Palaterme di Montecatini, anche per gli amici che ci seguono in diretta del canale YouTube LNP Channel. Ultimi 10 minuti con il tabellone che al momento dice 59 Montecatini, che in questo campionato ancora non ha vinto, 56 punti. Costa d'Orlando. Parziale del terzo quarto di 21-15 per Montecatini. E allora iniziano gli ultimi 10 minuti. Con una palla persa subito dai rossoblù. Palla recuperata dai siciliani con Ferrarotto che va ad attaccare Cipriani in pressing su di lui. Riceve Perez, esce Krusca, bel gioco a due per Avanzini, molto ben fatto. Subito a meno uno la squadra ospite, la Gallia Stepanovic. Con Montecatini che da diversi minuti gioca senza Guido Meini in panchina con 3 falli. Nicoli si butta dentro, prende sicuramente un fallo, fallo che non viene però sanzionato. Rimbalzo comodo per Di Coste, poi quasi palla persa dai siciliani, ancora Perez, lo scarico per Avanzini, si arresta Avanzini, 6 secondi per andare al tiro, se ne accorge Ferrarotto che si butta dentro come una scheggia impazzita, va a segnare il nuovo vantaggio 59-60. Adesso è Galli, palleggio insistito per Galli da Stepanovic a Mercante. Mercante qua prova una cosa decisamente fuori dal gioco, errore di Mercante. Dall'altra parte Avanzini che prova a punire, sbaglia, si lotta al rimbalzo, l'arbitro non sa che assegnare la rimessa, ci pensa 2 secondi, poi la rimessa viene assegnata. Esce Stepanovic e rientra Divac. Anche Tommei da diversi minuti in panchina che sta scaldando. Ricordiamo che si era infortunato alla caviglia nella sua prima partita con la maglia di Montecatini. Ritorno nella disastrosa, è il caso di dirlo, partita di di San Miniato. Intanto ancora Ferrarotto si incunea nella difesa e va a segnare il suo
nono punto, più 3 per Capodorlando, 59-62. A Galli a Divac c'è il fallo fischiato a Krusca. Fallo fischiato a Krusca, parziale di questi primi 2 minuti e 20 che vede Montecatini ancora ferma a 0, 6 punti segnati invece da Capodorlando. Cipriani esce dalla rimessa, Montecatini ha bisogno di 2 punti, vediamo se glieli dà Galli, sbaglia invece Galli, Divac al rimbalzo, a segno Divac, 2 punti importanti per Divac, rianimano Montecatini, torna a meno 1, 6-1, 6-2, ancora Perez, penetrazione di Perez, fallo fischiato alla difesa a Galli. E allora 7-12 sul cronometro, rientra Tommei, esce proprio Galli. Tommei che era stato a lungo a sedere, se non sbaglio per tutto il terzo quarto, o quasi. Attacca la formazione ospite con un punto di vantaggio, riceve Di Coste che poi serve nuovamente Ferrarotto. Tutto troppo facile, passaggio di Ferrarotto che sta dando molto, molto fastidio alla difesa di Montecatini. E il canestro per Di Coste, nuovamente più 3 per Capodorlando. Tommei appena entrato, azione mancina, va a prendere il fallo da parte di Ferrarotto. Rimessa per Tommei, esce Cipriani e anche Meini, anche lui tornato adesso sul parquet. Da Meini ancora Cipriani, penetrazione di Cipriani, deve rigiocarla fuori ma è un errore perché Perez capisce tutto. Poi lo stoppa Mercante. Tommei, Cipriani, la tripla di Cipriani dall'angolo, l'errore di Cipriani. Poteva essere la tripla della parità. Montecatini invece, Raffaello, a meno 3. Mancano, non si vede il tempo, c'è un ragazzo davanti, 6-14 da 3 punti Perez. Time out richiesto dal coach Tom Fun. Dopo il time out Montecatini attacca con 6 punti da recuperare, situazione complicata, 2 punti segnati in questo quarto, già 11 quelli di Capodorlando che continua a macinare punti su punti. ...5.55 adesso sul cronometro, inizia anche a stringere il tempo
Blocco di Diaz per Meini che si arresta da lontanissimo il capitano. Sbaglia il più lesto e Cipriani che conquista un bel rimbalzo. Nuova occasione per Montecatini di accorciare. Tommei si butta dentro, Tommei va a prendere un fallo e cade proprio qui di fronte alla nostra postazione. Due liberi per Tommei, importanti perché servono punti in questo momento alla squadra di coach Tonfoni. Sbaglia Tommei il primo personale. Montecatini che ha segnato appena due punti in 4 minuti e mezzo. Questo purtroppo non è un bel segnale e arriva un altro errore, ancora un errore dalla lunetta, 0 su 2 come quello di Divac nel fallo antisportivo. C'è bisogno adesso di una difesa sostanziosa, Crusca. Arriva un fischio adesso invece contro la difesa. Montecatini che domenica prossima sarà impegnata in Piemonte ad Alba per un'altra trasferta sicuramente complicata, ma ha bisogno di vincere e ha bisogno di farlo stasera per muovere la classifica. Perez, probabilmente un fallo di Coste, perde palla, poi la difesa riesce a sporcargliela. Otto secondi per andare al tiro per Capodorlando, ne mancano 5.07 alla fine della partita. Rimessa per Ferrarotto, poi palla recuperata molto bene da Divac, completa il recupero Meini. Siamo negli ultimi 5 minuti che saranno 5 minuti di fuoco perché i rossoblù devono recuperare 6 punti. Divac da 3 punti, niente da fare. Niente da fare, Montecatini sta tirando male da 3 punti. Sta perdendo fiducia purtroppo. Questo è anche derivato dal peso delle 7 sconfitte. Solo 2 punti in 5 minuti in questo quarto contro gli 11 segnati da Capodorlando. Perez sbaglia, rimbalzo di Mercante. 11-2 il parziale aperto per gli ospiti. Cipriani per Divac. Meini, Divac, finta tiro da 3. Va sotto, va a tirare, realizza, subisce il fallo. E dalla netta con libero supplementare, fallo di Perez, che voleva lo sfondamento. C'è il bonus esaurito per Capodorlando. Esce Cipriani, rientra Galli. Vediamo se Divac si riscatta dai due errori precedenti dalla lunetta. Realizza Divac il libero aggiuntivo, gioco da 3 punti completato. Montecatini accorcia a meno 3. Ferrarotto, Avanzini, Perez marcato da Meini, ancora Ferrarotto, arriva a blocco di Discoste, 8 secondi per tirare. Ferrarotto vuole l'uno contro uno, Divac non glielo concede. Avanzini da 3 punti, sbaglia, rimbalzo in attacco di Perez. Thank you.
Perez si mette proprio, si gira, tira, realizza, canestro incredibile, 5 punti di vantaggio. Galli riceve da Meini, Mercante, Divaz va dentro, fuori per Meini, libero da 3 punti, niente da fare, niente da fare. ...64-69... attacca Cavodorlando, che ha in mano la partita. Di Coste, da 3 punti Di Coste, no, se segnava lui andavo a casa. Sbaglia Di Coste, altra speranza per Montecatini, ma deve fare canestro. La palla si ferma sullo spigolo del tabellone ed è controllata da Cavodorlando, perché la regola del possesso alternato preme siciliani. C'è un time out chiamato da coach Alberto. 5-1 alla fine della partita. 69 Cavodorlando. Rimessa dopo il time out per Cavodorlando, 2:45 da giocare, saranno 2:45 con Montecatini che è in cerca della prima vittoria in questo campionato, ma è sotto di 5. Meini che difende sulla penetrazione di Teghini, lo scarico, la palla recuperata da Galli, da Galli a Meini, Meini prova a spingere. Tripla di Cipriani, no, la tripla non arriva, la palla va sotto a Divaz, gira Divaz, segna! Segna Divaz, 6-6-6-9, c'è ancora vita, c'è ancora vita. Cipriani intanto spende un fallo su... Teghini, terzo fallo per lui... Ancora Cipriani su Teghini, riceve Riccio e poi Krusca che non ci pensa, la dà subito a Di Coste. Gioco interno-esterno molto ben fatto, più 5 ancora per Cavodorlando con Di Coste che è un po' un rebus adesso per la difesa di Montecatini. Meini si butta dentro, scarico per Galli, non semplice Galli. Ricezione nell'angolo, si butta dentro Galli, poi scarica per Divaz che deve tirare un secondo, sbaglia Divaz in penetrazione e questo può essere un tiro quasi decisivo. Raffaello, un minuto e 25, attacco direi importante per Cavodorlando. Teghini va dentro, subisce fallo non fischiato, sbaglia Galli, 1 minuto e 15, ora bisogna cercare un tiro veloce, il capitano sbaglia da 3 punti. Sbaglia da 3 punti e Cavodorlando ha in mano la partita. Fallo di Cipriani, esaurisce adesso il bonus Montecatini. Time out per coach Alberto Donfoni. A un minuto esatto dalla fine, Cavodorlando rimetterà in zona d'attacco con 14 secondi.
71-66 la rimessa è per Krusca, un minuto alla fine. Montecatini deve provare a recuperare questo pallone. 8 secondi per andare al tiro. Teghini da 3 punti, si alza, sbaglia, rimbalzo di Mercante, fallo su Mercante di Avanzini, liberi per Mercante. Due liberi per Jacopo Mercante, fondamentali, 45 secondi alla fine. Per Mercante 14 punti. Realizza Mercante. 15 per lui. 2 su 2, meno 3. E ora ci vuole la difesa più intensa di tutto il campionato. Fischia e Palaterme, Krusca, Riccio. Ancora Teghini, arriva blocco di Avanzini. Teghini, Di Coste, 3 secondi, Krusca da 3 punti. È catturato da Avanzini che tocca la palla col piede. La palla è per Capodorlando. 14 sul tabellone dei 24 secondi, 19 alla fine. Vediamo se Montecatini sceglie di non fare fallo, anche perché è in bonus e manderebbe lunetta a Capodorlando per due tiri che sarebbero letali. Ci vorrebbe un recupero. Time out di coach Condello, 19 secondi e 3 decimi. Capodorlando che riprenderà in attacco a 3 punti di vantaggio. Vediamo come si sviluppa questo finale, amici all'ascolto di TVL e LP Channel. 19 secondi alla fine, 14 sul cronometro per l'attacco di Capodorlando. Riccio riceve, sbaglia, prende rimbalzo Avanzini. Niente, allora Montecatini deve fare fallo, lo fa Mercante su Teghini. Ci siamo fatti scappare per due volte il rimbalzo. Coach Donfoni giustamente disperato perché Capodorlando ha fatto 3 volte l'ultimo tiro e ora Teghini 2 tiri liberi. Realizza con un po' di fortuna anche il libero Teghini. Sbaglia il secondo, Mercante si catapulta. Cipriani da 3 punti, sbaglia, rimbalza in attacco per Galli, Mercante da 3 punti, 2 secondi alla fine, finita. È finita con Capodorlando che spugna la Terme, 5 decimi alla fine. Ottava sconfitta stagionale per Montecatini che non riesce proprio a togliere questa maledetta casella 0 dalla casella vittorie. Si è spenta completamente la squadra di coach che ha segnato solo 7 punti. 9 punti. 9 punti. Non so in 5 decimi cosa possano studiare.
comincia a sfollare il pubblico. Rimessa di Cipriani, Meini da tre punti, sbaglia. Vittoria per Capodorlando, 72-68 il finale. Piove qualche fischio, Montecatini rimane ancorata a zero punti in classifica, ma stavolta ha lottato con grande ardore, con grande orgoglio, con grande voglia, ma con troppe assenze a suo carico. Ringraziamento a Matteo Baccellini, Andrea Ferrati in regia, a voi tutti per l'ascolto, un saluto per i prossimi appuntamenti da Raffaello De Maio su TVL e LNB Channel.